Sono 10 km di distanza a dividere Castelnuovo e Notaresco, oggi di fronte al Comunale per l'ultima gara di Serie D prima della sosta natalizia. Per continuare a stupire e mantenere la prima posizione raggiunta domenica scorsa, Guido Di Fabio si affida per 10 undicesimi alla squadra che ha battuto il campo basso, con l'unica novità Olivi che prende il posto di Sec. Rientra Porrini dopo la squalifica, Sbarbati, recuperato in extremis, va in panchina. In casa Notaresco Massimo Epifani deve fare i conti con le assenze. Nel pacchetto arretrato Gallo prende il posto dello squalificato Colombatti, a centrocampo Paganini sostituisce l'infortunato Blando, in avanti Banegas, Dos Santos e Cancelli, dirige l'incontro Kevin Bonacini di Bergamo. Avvio più abbottonato della squadra di casa dopo le fatiche di tre giorni fa, ma al 19° il Castelnuovo reclama per una punizione non accordata dal direttore di gara per un fallo su Olivi sul capovolgimento di fronte, Croce mette giù Cancelli al limite dell'area di rigore. L'esecuzione è affidata a Frulla che pennella di destra, una parabola che finisce sotto il 7 con Natale che può solo vedere la sfera entrare. La risposta del Castelnuovo arriva sempre da calcio piazzato, da posizione defilata con l'esperto Loviso, ma la sua conclusione dà solo l'illusione del gol. Prova ad aumentare il numero di giri la formazione di Guido Di Fabio con il Notaresco che arretra il suo baricentro dopo aver trovato la rete del vantaggio. Al 34° ancora i bianchi a provarci con Di Ruocco, ma la sua conclusione manca dell'effetto sperato con la sfera che si perde alta sopra la traversa. Tre minuti più tardi sono gli ospiti a rendersi pericolosi con Frulla che prova ad emulare se stesso, ma questa volta il calcio di punizione chiama alla presa in due tempi Natale. La parità viene ristabilita 5 dal 45°, quando Fagioli viene atterrato in area di rigore da Capitan Speranza. Dagli 11 metri Loviso prima si fa ipnotizzare da Shiba, ma poi rimedia trovando per prima la sfera, infilando la porta del Notaresco. Si chiude così il primo tempo dopo due minuti di recupero. Ad inizio ripresa, doppio cambio in casa Notaresco con Massarotti e Ghiani in campo per Simoncini e Paganini. Pochi minuti e Fagioli, buona la sua prova, si conquista l'ennesima punizione che Loviso calcia fuori di poco con Shiba a guardare la sfera uscire. Notaresco ancora in difficoltà, rischia di andare sotto all'11° quando Di Ruocco con un pallonetto velenoso prova a scavalcare Shiba, ma la sfera colpisce il palo interno con Fagioli leggermente in ritardo per il tap-in vincente. Forze fresche anche per mister Di Fabio che a metà secondo tempo inserisce Bregasi per Croce. Periodo di stallo nella parte centrale di ripresa di frazione, ma a spezzare gli equilibri ci pensa Frulla che su calcio di punizione dalla lunga distanza beffa per la seconda volta l'incolpevole Natale. Il Castelnuovo ci prova inserendo anche Sbarbati per aumentare i centimetri in avanti e proprio l'ex giocatore del Monte Giorgio al 47° ha l'occasione per pareggiare l'incontro, ma imbeccato bene da Loviso a pochi passi da Shiba cicca clamorosamente la sfera. Si chiude così il derby abruzzese della nona giornata d'andata con la delusione del Castelnuovo per non essere riuscito a regalarsi la vetta della classifica per Natale. Festeggia il Notaresco che con una gara da recuperare fa passi da gigante verso la vetta della classifica. Queste sono le partite che giochi contro avversari forti che hanno dall'altra parte dei giocatori di qualità e due prodezze di un nostro avversario hanno fatto sì che la partita volgesse a favore loro. Lo sappiamo, purtroppo ci è capitato oggi a noi. Poi noi abbiamo fatto la nostra partita, naturalmente non con la stessa brillantezza che avevamo domenica, però abbiamo cercato di mettere in difficoltà loro, ci siamo anche riusciti a volte, non abbiamo creato tantissimo, però penso che il pareggio sarebbe stato più giusto. Archiviato questo 2020, adesso si recupereranno le forze e poi testa alla ripresa del campionato. Sì, adesso ci prendiamo qualche giorno di vacanza, poi riprenderemo ad allenarci per preparare la partita col Cinzia Albalonga, un altro avversario difficile, però dai, adesso è giusto che i ragazzi si riposino, poi dopo con calma vedremo quello che c'è da fare. Ma è una vittoria sicuramente di grandissima importanza, perché l'abbiamo fatta su un campo dove la squadra che abbiamo incontrato oggi secondo me è una squadra che sta facendo grandissime cose e gli faccio i complimenti perché stanno facendo veramente bene. Non era facile per noi venire qua e fare questo tipo di partita. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché l'abbiamo interpretata come l'abbiamo preparata, sapevamo le insidie di questo campo, sapevamo la forza loro e noi siamo stati veramente molto bravi, ma di questo lo dico dall'inizio, questa è una squadra che ogni volta che va in difficoltà riesce sempre a tirare sulla testa. Venivamo da Campobasso, una sconfitta secondo me sul risultato molto ingiusta perché era
è numericamente molto brutta, però sapevo che oggi era una partita difficile e la squadra l'ha interpretata veramente bene e sono contento di tutti, perché poi avevamo anche delle problematiche a livello di organico, avevamo giocatori fuori, però come dico dall'inizio, chi ha giocato oggi ha fatto veramente grandi cose, è esordito un ragazzino 2002 che oggi ha fatto un grandissimo secondo tempo, quindi sono contento, dobbiamo continuare a lavorare, portare a casa questa vittoria e pensare già alla prossima dopo le feste.